Non ci posso credere, funziona perfettamente! Non so cosa dire! Ma ciao! Oggi ho qui una cosa che non vedo l'ora di aprire perché voglio farvela vedere, sono troppo curioso. Eccola! Cosa vi sembra? Un giradischi! No, non è un giradischi. Potrebbe sembrare. Questo, sì, è un giradischi, ma è anche in grado di inciderli. Io non lo so come andrà a finire questo video. Ma sono molto curioso, voglio vedere se funziona. Magari è proprio una... Mi sembra che arriva dalla Norvegia, dalle scritte. Magari è proprio una cinesata. Come potete vedere qui c'è scritto REC. Incide. Sono talmente emozionato che quasi quasi non so cosa fare. Apriamolo. Perché a dire la verità sarebbe per bambini. Ma noi siamo dei bambini grandi, cresciuti. Qua cosa c'è? È tutto in aramaico antico, aiuto. Porca vacca. Oddio. Fighissimo, ci sono le etichette. Sì, perché io voglio incidere il mio disco, il mio primo disco. E dopo vi faccio vedere di che cosa si tratta. Qua non so che cosa sono. Di copertine? Boh, non lo so. Allarghiamo, perché facciamo entrare nell'inquadratura questo. Ma cosa ci sarà dentro? Non lo so. Mi sento come se fosse Natale. Allora, vedo già cose da montare, bene. È una bustina piena di motorini, ingranaggi. Ok. Braccetti, motorini, cose elettroniche. Ma queste cose non mi mettono paura. Ed eccolo. Lo facevo più grande. Ma è un kit di montaggio, io non l'avevo mica capito. Mi tocca montarlo. Dovrò frenare i miei entusiasmi, io volevo provarlo subito. Ma scusa, ma i dischi da incidere dove sono? Non ci sono i dischi da incidere. Quindi che cazzo incido? Vabbè, intanto inizio ad aprirlo. Ci sto già rimanendo male. Quindi sabato prossimo non uscirà il video? Non si sa. Ma lo sto dicendo a me da solo. E questo è il giradischi. Il video è salvo. Ci sono qua i vinili da incidere. Pensavo di non poterlo fare. Bene, so che il montaggio sono sempre noiosi da guardare. Adesso magari metto un timelapse e inizio a assemblare tutto. Per fortuna c'era. Per fortuna c'era. Ho disposto le cose sul tavolo, solo che le istruzioni sono tutte in una lingua a me sconosciuta. Adesso farò una prova di intelligenza. Voglio vedere se riesco a montare le stesse istruzioni. Se no il video non sa da fare. Caspita ragazzi, senza istruzioni tosta. Ma è possibile che non c'è un QR code, qualcosa? Poi lui che cazzo si ride? Secondo me mi sta prendendo per il culo. Qua non capisco cosa c'è scritto, ma secondo me c'è scritto tipo adesso sono cazzi tuoi. Ridi! Qualche oggetto per esclusione sono uscito a piazzarlo. Devo solo avvitarli. Ma con quale viti? Oddio santo. Adesso voglio provare col traduttore. Quello del telefonino. Basta inquadrare. E teoricamente per magia le lettere si trasformano in italiano. Sei visto? Non lo so. Beh, alla fine online le trovate. Era troppo difficile. Fino a una certa intelligenza arrivo, poi basta. Mi sono accorto che le istruzioni non andavano in sequenza, quindi ho saltato dei passaggi e altri li ho fatti prima. Ricordo un po' la serie Kaleidoscope che c'è su Netflix. Finito! Per ora non lo chiudo sotto, metti che c'è qualcosa che non va. Ma adesso voglio provarlo, perché ovviamente prima di tutto è un giradischi. E poi proveremo ad incidere qualcosa. Ma cos'è che andiamo ad ascoltare? Qui ci sono soltanto i 45 giri e io ne ho diversi, ma quelli vecchi vecchi, quelli dei miei, cioè quando i miei erano più giovani di me. E loro li tenevano così, io tenerli così potrei morire. E c'è una volta si faceva, si impilavano, si mettevano in queste buste qua dove si sfogliavano come se fossero cartoline. Adesso ne sfilo uno a caso. Ah, però! Adesso ve lo faccio sentire. Questo coso si alimenta da qui e mi basta una power bank USB. USB... spinetta, vediamo se va. Funziona, gira. Un mini giradischi. Allora, adattatore 45 giri, mettiamo il disco. Con me tu puoi fumare la tua pipa quando vuoi. Perché mi piaci molto. Fumo blu. Va bene, siccome l'ultima volta mi hanno bloccato per copyright e ho dovuto far riuscire il video dopo circa 12 ore, non vorrei che mi si bloccasse ancora la situazione. Ciao Mina, grazie, bella canzone. Fumo blu, fumo blu. Bene, adesso dobbiamo incidere qualcosa. Ho già una puntina di ricambio e poi questa qui ve la faccio vedere da vicino.
dovrebbe incidere il vinile. Qua è stata installata la puntina su un altoparlante. Vibrando permette l'incisione. L'incisione che c'è sul disco ha la stessa vibrazione dei vostri altoparlanti. Quindi di fatto la puntina è come se fosse un microfono. Viene amplificata e fa vibrare l'altoparlante. Per registrare facciamo l'operazione inversa. La musica entra all'ingresso e fa vibrare la puntina. Questo sistema che scorre permette di registrare in una spirale infinita che parte dal bordo verso l'interno. Adesso bisognerà beccare il giusto peso. Qui abbiamo un sistema per cambiare il peso della puntina e dovrò andare a tentativi. Non ho idea di cosa riuscirò a combinare. Ma prima voglio farvi sentire cosa ho intenzione di incidere. Perché va bene tutto, ma cosa incidiamo? Come sapete io amo il mondo dei disc jockey, ma non ho mai fatto produzione. Non è il mio capo creativo. Però tanti anni fa mi ero cimentato ad incidere qualcosa. E l'avevo registrato sul mini disc. Ne ho fatto un accenno in questo video qua su come preparare una radio. Se volete andate a vedervelo. Poi tornate, eh. Adesso vi faccio sentire il mio brano. Durerà forse 30 secondi? Ed era il massimo che ero riuscito a creare. Ovviamente le sonorità erano quelle di una volta. Quelle poste Robert Miles col Children. Eccolo qua il mio mini disc. Miam. Mi devo solo ricordare qual era la traccia. Era questa qui. Andiamo a sentire. Oddio! Incredibile! Cassa! Oddio! C'era il chuck per sapere quando battere le mani, no? Porca loca! Bello! E adesso... finisce! Quanti ricordi? L'avevo fatta con... forse con la DJ70, non mi ricordo. E con Cubase che andava sui floppy. Va bene, è meglio non continuare, perché sennò si capisce quanti anni ho. Ok, adesso io voglio incidere questo brano sul vinile e vediamo che pastrugni riusciamo a fare. Sono emozionato come un bambino. Non si può. Mi tremano le mani, mi tremano. Oddio, andate qua. Allora, si mette qua. Poi c'è sto coso qua per bloccarlo. Ovviamente non deve muoversi. Ah, cacchio, un filetto sinistroso, continuava a girare, non si avvitava. Allora, devo metterlo su ingresso. Lo accendo. L'ingresso è questo qua. Ah, mi fa monitorare. Ah, sì. La sentite? È la puntina questa, vibra. Adesso ve la faccio vedere. Parto. Sono un po' emozionato. Allora, facciamo scendere sta cosa. Oddio, sta segnando. Oh mamma! Sta... ah! Attira anche il filo! Aiuto! Ma che cacchio! Sta incidendo! Vorrei farvelo vedere da vicino! Eccola! Guardate cosa è successo! Vediamo se abbiamo inciso! Allora, torniamo in ascolto! Accendo! Oddio, ho registrato troppo forte. È troppo forte. Ci sono i solchi che si sono sormontati tutti. Non so se si vede. Sono tutti sormontati. Devo incidere un po' più basso. Lo posso girare? Sì. Prova numero 2. Accendo. Facciamo un piccolo monitor. Meglio abbassare. Lo tengo piuttosto basso. E si riparte. Vediamo. C'è tutto il filo che si raccoglie. Oddio, si è accumulato tutto. Finito il brano. Tac. Guardate quant'è la nuggine che si forma. Quindi vado in ascolto, accendo e sentiamo qua. Ah, ce l'ho fatta forse. No, fa schifo. Ma no, però potrebbe anche essere questo giradischi che fa cagare. O la cassa era troppo forte, oppure il giradischi fa talmente schifo. Ci riproviamo. Faccio un anti-scaling da solo. Ma si sente la mia voce? Ma com'è che si sente la mia voce? Ma si sente la mia voce perché? Vibra... ehi! Non so cosa dire. No, adesso voglio provarlo su un giradischi vero. O distruggo la puntina, magari uso quella di scorta, oppure fa schifo. Vado a prendere il giradischi, sono troppo curioso. Pronti? Eccolo qua il mio giradischi. Adesso
Vediamo cosa c'è inciso. Nel frattempo l'ho già collegato alla cassa, acceso, 45 giri e via. Come cupo però, mamma mia. Secondo me non va bene però. Perché si sente parlare sotto, tra l'altro. Non ci sono gli alti, assolutissimamente. Ma sto sbagliando qualcosa? No, giusto. Linea. Non ci sono alti. Ma sentite, parlo. Ma che ridere. In effetti sarei curioso di capire se è stato impostato l'equalizzazione, perché i dischi sono incisi con moltissimi alti e pochi bassi. Questo permette un'incisione più adeguata al vinile, che poi in fase di ascolto viene riequalizzata. Voglio riprovare a risentirlo qua. Non ci sono gli alti. Vabbè, questo video finisce qua. Non andate via. Perché fatemi dire le cose di rito. Iscrivetevi, cliccate sulla campanellina, mettete mi piace e soprattutto commentate. Ma intanto io ho inciso il mio primo vinile. Spero che questo video sia stato divertente. Farò altre prove, magari li faccio vedere in qualche short. Perché secondo me bisogna entrare in un modo diverso con l'audio e non in questo modo. Magari da qualche parte lo spiegava, io adesso onestamente non ho trovato niente. Però è stato molto divertente. Ho inciso il mio primo vinile. Posso considerarmi un disc jockey completo. Ho prodotto un brano, ho inciso un vinile e ve la faccio ascoltare, così durante la fine del video potete ascoltare il mio bellissimo brano. Al prossimo video, ciao a tutti.